Ciao a tutti, eccoci qua. Sono contento di fare questo video, assolutamente contento, veramente tanto. Perché finalmente ho raggiunto i miei 1000 iscritti. Sono veramente contento. Perché poi non mi aspettavo che ho raggiunto altri traguardi che veramente sono stato contento. Dei video che hanno raggiunto più di 1000 iscritti, 1000 visual. Sono soddisfatto, veramente soddisfatto. Vi ringrazio veramente di cuore, veramente di cuore. E mi sono regalato questa felpa di Drew, non so se la conoscete, ma sicuramente la conoscete. E perché mi sono regalato questa? Perché mi piaceva, perché c'è un colore che a me mi piace tanto. Perché guardate il tipo di colore, sembra l'arcobaleno, carino, molto carino. Poi è una felpa, vedete? È una bella felpa. E poi mi sono regalato anche questo, un CD del mio cantante preferito. E eccoci, io sono veramente contento di fare questo video e sperando che il video vi piaccia, vi interessa e che vi piaccia soprattutto il mio canale, che io lo faccio con cuore, lo faccio con passione e lo faccio come hobby, perché è divertente trasmettere momenti divertenti e momenti mi piace condividere, ecco, mi piace condividere. E ecco, io voglio sapere che cosa avete fatto in questo periodo, come vi siete sentiti, come state dentro di voi, che ne so, se avete avuto soddisfazioni, se avete avuto cose fighe, fighe veramente. Ho detto cavolo, sono riuscito a fare questo, cavolo, non mi aspettavo quest'estate, è stata un'estate epica, cioè, raga, cioè, mi piace sapere queste cose, va bene? Allora, io vi racconto quello che mi è successo in questo tempo d'estate. Allora, il primo mese d'estate è stato un periodo abbastanza moscio, nel senso che era sempre ripetitivo, non sapevo come inventarmi, non sapevo che cosa fare. Allora, stavo veramente giù perché stavo sempre a fare le stesse cose, anche tuttora, però adesso mi sta andando un po' più tranquillamente, quindi me lo sto godendo un po' di più. Però il primo periodo è stato duro per il fatto che era sempre, mi sentivo strano, vuoto, senza soddisfazioni, senza niente. Allora mi sono detto, io voglio fare qualcosa di diverso quest'anno, voglio cambiare qualcosa. Allora l'ho fatto. Sono andato a trovare, per esempio, da solo degli amici a Roma. Sono andato a trovare degli amici che fanno l'università là, io ho detto vabbè, vado a trovarli, vabbè, imparo posti nuovi, gente nuova, conosce perché abito su una città vicino a Roma, c'è tipo un'oretta, così. Quindi gli ho detto, quest'estate voglio imparare a vedere luoghi nuovi, cioè conoscere cose nuove, così. Se ci avete, io vi do questo consiglio, se ci avete da fare un sogno o... Ho detto cavolo, voglio fare questo, voglio camminare, voglio raggiungere qualcosa, fatelo, fatelo. Non dico di farlo da solo, io l'ho fatto da solo perché è una cosa mia, però fate quello che vi piace fare. Cioè se volete fare una cosa fatelo, raga, fatelo, perché è la cosa che vi fa bene dentro. E poi un'altra cosa tipo che veramente ci sono rimasto, che nella mia città è difficile fare, è conoscere persone nuove. Tipo è successo questo. Io stavo un venerdì sera aspettare un amico, però questo amico mio ha fatto molto tardi, no molto tardi, ha fatto tipo le 11 e mezza di sera, non, si è presentato tardi, ma io non ci stavo perché no, cioè non si è fatto sentire per via, non è colpa sua, perché aveva il telefono scarico, si era scaricato, poi aveva bugato e quindi c'erano queste due cose che non ci siamo capiti, ecco. Però nel frattempo che stavo aspettando questo amico mio è successo questo. Che tipo stavo lì aspettavo il telefono, sì, a un certo punto ci sono due ragazze e mi hanno chiesto una sigaretta, no, una sigaretta, un accendino, perché loro, una ragazza fumava, ho detto guarda non fumo, così dopo mi sono avvicinato e loro si sono messi a parlare. E nella mia città è difficile comunicare con altre persone. E io mi sono divertito un sacco perché dopo ci siamo rimasti in contatto, abbiamo fatto gruppo, così, e poi dopo siamo andati su un bar. A un certo punto è successo questo, che è grandissimo, raga. Cioè, venute, cioè loro hanno conosciuto altre persone che io non sapevo, che erano venuti 2 giorni a Terni per vedere la cascata dei Marmori, che è una cascata più grande d'Europa, sta in Umbria. E allora abbiamo fatto un gruppo anche con queste persone, cioè eravamo tipo 15 persone, 16 persone. E in una sera ci siamo divertiti tantissimo.
Cioè, ho avuto soddisfazione nel senso che finalmente ho trovato un'idea della mia mente, nel senso che io volevo fare questo e poi crearmi quest'altro, cioè è stato veramente figo e non me l'aspettavo. Poi che volevo dire, invece poi che cosa vi è capitato? Qualcosa di figo? Cioè, tipo queste cose qua, tipo al mare per esempio, ecco, io sono stato a Montalto. Una volta così mi sono scottato da morire, ragazzi. Mi sono scottato da morire. Ho messo pure la crema, solo che io sono bianco, guardatemi. È per questo che mi sono messo la luce, perché almeno faccio finta di essere bronzato. Perché sono veramente bianco. E ecco, poi è successo tipo una cosa, un'altra cosa figa. E tipo è successo che stavo a Ferragosto, ecco, altro ieri. Stavamo organizzando una settimana prima con degli amici per andare al mare, però i prezzi erano veramente alti, erano veramente veramente alti e alla fine pensavamo di riuscirci perché eravamo 3-4 persone, quindi il prezzo alla fine non era troppo troppo alto, però era alto, raga, era alto. Alla fine, come posso dire, alla fine non ce l'abbiamo fatta a organizzarsi con questo gruppo d'amici, non ce l'ho fatta. Alla fine l'ho fatto. Alla fine alle 3:30 del pomeriggio io ero lì caso tristissimo perché ho detto io non voglio stare a casa a Ferragosto. Cioè voglio almeno passare un pomeriggio o una sera così da qualche parte. Alla fine se c'è arriva un messaggio, mi arriva un messaggio scrive, ho scritto ciao, ti vado al mare? Io ho guardato il telefono subito, cioè soddisfazione. Dopo che ho fatto, ho sentito un amico mio che era quello del gruppo, che lui ancora c'era, c'era tempo pure lui, nel senso che non sapeva che fare. Allora gli ho detto: ma veni con noi? Sì, perché tanto li conosceva. Allora, dopo alla fine siamo andati a Montalto. A Montalto una notte ci siamo divertiti tantissimo, tantissimo. Perché era degli amici con cui mi frequento tutti i giorni. Era quello lì che vi ho detto che aveva bucato quel giorno e mi aveva scritto per andare al mare. E ci siamo divertiti tantissimo. Cioè, sono ritornato a casa la sera, il giorno dopo, con la soddisfazione. Sono stato tipo a cena con i parenti. Ho detto: ah, finalmente ho passato un fine settimana come lo voglio io. È stato bello, è stato veramente bello. E ecco, io dico sempre questo, cioè che voi dovete crearvi il momento, non fate una vita schematizzata, godetevi il momento, che dopo dipende da voi stessi, cioè voi non vi fate abbindolare da chissà che cosa, createvi voi stessi, fate voi stessi e la vita vi offre molte opportunità, ma di qualsiasi genere. E, per esempio, che voglio dire? Cioè, ma nient'altro, penso basta, basta, sono contento, veramente contento di aver passato questi momenti epici, epici per me. Ecco, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, spero tanto che questo canale che condivido vi piaccia e vi ringrazio veramente di cuore. E un'altra cosa importante è che voi dovete crearvi voi stessi, raga. Non vi fate condizionare, veramente, raga. Non vi fate condizionare dalla gente che non vi sopporta oppure non vi vuole vicino. Fatevi condizionare dalle persone che vi vogliono veramente bene. Dai familiari, da una ragazza, dagli amici. Perché è meglio averci poche persone, ma buone. Perché dopo, se volete avere soddisfazioni, meglio di loro chi ve lo può dire? Capito? Cioè, tipo, è stato bello quando sono stato a Montalto per il fatto che un amico mio gli ha detto: guarda, invece lui ha detto: no, andiamo per qua per la benzina, perché siamo andati con la macchina di un amico. E ha detto: no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Così, dopo alla fine io gli ho offerto, ne so, una Coca-Cola, una bibita, così. Cioè, alla fine la cosa condividere, raga, c'è un sacco di soddisfazione più della ricchezza, più della ricchezza di denaro, ecco. Io, scusate se dico questa cosa qui, però per me è una ricchezza molto molto più profonda del denaro. Ecco. E va bene. E grazie tante per l'ascolto. A presto. Ciao.